Vice Sindaco, la problematica, situazione del traffico veicolare e le relative ordini di servizio dei vigili urbani di Favara, ci sono delle importanti novità appunto che riguardano il personale a tempo determinato? Sì, da oggi parte un nuovo progetto che è quello di aumentare le ore di lavoro, di servizio dei precari che noi abbiamo nel Corpo di Polizia Municipale. Da 20 ore settimanali passano a 30, questo per dare comunque una certa dignità lavorativa a coloro i quali stanno in mezzo alla strada e cercare di incentivarli affinché possano fare meglio e sempre meglio. Con questo noi vogliamo dare un primo segnale, ma chiaramente a questi ragazzi che si stanno aiutando in questo percorso difficile e complicato nella nostra città, e sappiamo benissimo quanto è difficile vivere nella città per quanto riguarda il traffico veicolare, ci impegneremo ancora di più a dare la turnazione nei prossimi giorni, la turnazione, la festività e la reperibilità. Questo ci permetterà di avere ancora un corpo più coeso, un corpo che si possa prendersi impegni ancora di più per quanto riguarda lo sviluppo del traffico veicolare nel modo migliore.